Uomini e donne, Ginevra e Claudio, cyberbullismo, il video che spiazza i fan. Uomini e donne, Ginevra e Claudio contro il cyberbullismo, l'iniziativa social della coppia. Claudio e Ginevra non sono di certo una delle coppie più apprezzate di Uomini e donne. I fan del Trono Classico avrebbero voluto che l'ex tronista scegliesse Sonia Lorenzini. In ogni caso, D'Angelo e la Pisani hanno dimostrato con il tempo di essere una coppia molto affiatata. Da quando sono usciti insieme dallo studio della trasmissione di Maria De Filippi, i due hanno dovuto far fronte a innumerevoli critiche e insulti gratuiti da parte di diversi haters. In ogni caso, per fortuna, c'è anche chi ha imparato ad apprezzare la loro storia d'amore che, ogni giorno, diviene sempre più solida e serena. Quest'oggi, la dolce ex corteggiatrice e il suo fidanzato hanno deciso di pubblicare sui propri profili social un video che sta lasciando a bocca aperta un po' tutti i loro followers. Ginevra Pisani e Claudio D'Angelo si sono visti più e più volte costretti a rispondere alle accuse ricevute su social. In questi mesi se ne sono sentite dire di tutti i colori. Fortunatamente, però, sono due ragazzi forti e sono sempre stati in grado di lasciarsi scivolare addosso gli insulti dei più cattivi. Il video condiviso dalla coppia vede come protagonisti proprio loro due che, con parole semplici e chiare, hanno cercato di inviare un forte messaggio contro il cyberbullismo, fenomeno sempre più presente sul web. Quello che fate non è esprimere il vostro pensiero, è solo alimentare una forma di bullismo e maleducazione che sta diventando sempre più faticosa. Ginevra e Claudio dopo Uomini e donne, il video contro il cyberbullismo. La Pisani e D'Angelo hanno esposto la loro opinione riguardo il cyberbullismo nel migliore dei modi. Con un video breve e diretto spiegano cos'è e cosa comporta essere vittima di determinati insulti social. Ricordate che a leggere le vostre offese ci sono persone proprio come voi, vi sembra giusto? Riflettete prima di scrivere, è un consiglio, per il bene comune. Grazie a tutti.